Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, guardate dove siamo. Oceano Atlantico, Miami. Che figata. Like e iscrizione se questo posto vi piace e soprattutto per supportarmi a me. Questo posto è bruttissimo raga, vero brutto, brutto sto posto. Comunque raga, Miami è bellissima, sono qua da un giorno. Come ho detto nel mio profilo Instagram, sono 5 parole per me. Miami è fatta di fighe, macchine, poi colesterolo perché mangi come un cazzo di porco, cioè tutti i giorni fast food. Poi ci sono un sacco di palme, pieno di palme qui raga. E soprattutto raga, la quinta parola, il mare. Guardate il cazzo di mare. Mamma mia che mare, mamma mia che mare. E comunque raga, questo posto qua è bellissimo. Starò per una settimana. Un paradiso raga, altro che Milano. Altro che Milano, verrei a vivere qui io, verrei. Comunque per quanto riguarda il Milano, ho sentito qualche notizia da qui da Miami che Rebic, io non lo sapevo, quando verrà venduto, spero mai, però quando verrà venduto, il 50% della sua vendita andrà alla Fiorentina. Questa cosa mi fa incazzare veramente raga, mi fa veramente incazzare, perché la Fiorentina non se lo merita. Quel coglione commisso mafioso americano non se lo merita raga, mi dà fastidio. L'altra notizia che è venuta fuori oggi è che Bennasser, prima di venire al Milan, era vicinissimo al Lione. Poi l'ha rifiutata e prima della finale di Coppa d'Africa è venuto al Milan. Grande cuore rossonero, Ismail. Grande cuore rossonero. L'altra notizia che sta sconvolgendo l'Italia, io sono a Miami però vi tengo aggiornato, è quella del coronavirus, raga, come vi ho detto nello scorso video. Scusate per il rumore del mare se non si sente bene, però cercherò di farmi capire. Il coronavirus, raga, sta colpendo la maggior parte delle regioni del nord, ma anche tutta Italia. E per adesso sono 4 morti se non mi sbaglio e un sacco di contagiati. Hanno già chiuso le scuole a Milano, hanno chiuso negozi, supermercati e soprattutto hanno ritardato anche qualche volo in aereo, da quello che ho sentito. E praticamente ho sentito anche la notizia adesso, qua a Miami sono le 4, in Italia è uscita tipo verso sera, che praticamente hanno messo 5 partite della Serie A per il prossimo turno a porte chiuse. Raga, sono pienamente d'accordo su questa scelta, perché non si può andare in tanta gente allo stadio, perché si rischia troppo di contagiare la gente, ci sono in ballo 70.000 persone, tipo ad esempio San Siro, quindi secondo me anche se sarà peggio per lo spettacolo, è giusto così perché se qua già la situazione è veramente rischiosa, anche così, quindi aumentare di più il rischio non serve a niente, e è giusto così raga, dobbiamo tenerci queste regole almeno per un pochino, quando si scoprirà comunque una cosa per rimediare il coronavirus, comunque il vaccino, le cose andranno migliorando. Il problema adesso è che non sappiamo quando recupereranno le partite di questo turno, perché ovviamente non c'è tanto tempo perché ci sono le competizioni europee, poi l'estate c'è l'europeo, quindi raga non saprei veramente. Comunque mi fa veramente incazzare ancora il Milan a ripensarci, perché ci sono due episodi veramente schifosi, tre volte lo dico, tre volte, perché veramente schifo fa. Cioè io non ne posso più vedere questi episodi, da un mese a questa parte abbiamo episodi contro, a sfavore. Mi ricordo dal rigore contro l'Udinese che c'era, di una mano contro la Juve che abbiamo preso il rigore, e la scorsa partita con due episodi a sfavore. È venuta fuori un'immagine di Ibra, che Ibra prende la mano, la palla col petto, e quel coglione di Calvarese, quel cazzo di coglione che deve essere radiato dal calcio, non va neanche a vederlo. Ci mette 2 secondi e annulla il gol, ma che se ne vada a fanculo va. Fatto sta che adesso il Milan è settimo, se non mi sbaglio, settimo, ha un punto di vantaggio, però le altre squadre devono recuperare una partita, vedremo come andrà il campionato. Soprattutto queste partite qua che verranno recuperate in altri periodi possono essere decisive, perché magari giocano poche partite in pochi giorni, quindi il Milan potrebbe recuperare. Però ovviamente la scorsa partita era da vincere e soprattutto ce lo meritavamo di vincere. E niente raga, io intanto mi godo la vacanza a Miami, mi tengo aggiornato comunque per le notizie italiane, che sono sconcertato anch'io, ho paura anzi di tornare, però raga speriamo che migliori tutto, migliori tutti, quindi forza Italia, forza veramente tanto, speriamo che si risolva tutto. E niente raga, come vi ripeto, Miami è un paradiso, macchine spettacolari, abbiamo visto, cioè per loro avere una Lamborghini, una Corvette o non so, una Mustang è normale, poi cazzo raga un botto di fighe, poi appena passiamo in strada ci sono le palme. Veramente è uno spettacolo naturale, cioè non ho mai visto una città così famosa con tanto verde, veramente bellissimo. Poi oggi abbiamo preso anche una metro sopraelevata che ci faceva vedere tutta la città dall'alto, poi ovviamente pieno di grattacieli come tutta l'America,
gli hotel sono bellissimi e soprattutto raga, l'unica pecca forse è il cibo, però per una settimana ci può anche stare essere pieni di colesterolo fino al buco del culo, poi quando si torna in Italia si ritorna con la dieta. Comunque ragazzi, mi terrò aggiornato per le notizie del Milan, fatemi sapere la vostra, diciamo, sul posto come vi sembra. A me sembra bruttino raga, non so voi, però no scherzo, però like al video, iscrizione, campanellina e restate aggiornati con i miei video, cercherò di portarne uno al giorno, spero di riuscirci. Comunque bella raga, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi, bella a tutti, sempre forza Milan anche da Miami, forza Milan.